Dopo la lunga sosta di 3 settimane imposta dal calendario per lasciare spazio agli impegni della nazionale femminile di pallamano, torna il campionato di Serie A1. Nona giornata del massimo torneo di pallamano femminile, la Globo Palace Bioapta Teramo, reduce da 4 vittorie di fila, va a caccia della cinquina. La formazione biancorossa, dopo aver battuto una dietro l'altra Casalgrande, Flavioni, Nuoro e Brixen, cerca appunto la 5ª vittoria consecutiva, una vittoria che permetterebbe alla formazione di Settimio Massotti di rimanere in piena zona playoff. Avversario comunque di turno non è dei più semplici, visto che al Pala San Nicolò arriva la Leonessa Brescia. Leonessa Brescia reduce quest'estate dal ripescaggio in Serie A1 femminile. Leonessa Brescia, che finora ha svolto un buon campionato, si è resa protagonista di una buona prima parte di stagione con ben 12 punti conquistati, 4 vittorie e altrettante sconfitte, 7º posto in classifica. Leonessa Brescia, che però dà il meglio di sé in trasferta, 2 vittorie finora conquistate. Andiamo subito a leggere le formazioni dell'incontro, visto che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo proprio in questo momento. La Globo Palace Bioapta Teramo si schiera con il numero 1 Ramazzotti, 2 Casu, 6 Falini, 7 Palarie, 10 Chiara Canzio, 13 Macrone, 14 Crese, 15 Cicconi, 17 Fabbricatore, 19 Di Giulio, 20 Oliveri, 22 Pavlik. Il tecnico naturalmente è il signor Settimio Massotti. Da quest'altra parte risponde il Brescia con il numero 1 Cavagnini, 24 Ghilardi, 19 Barbariga, 23 Cadei, 12 Caglio, 15 Favini, 38 Fiorillo, 18 il capitano Galli, il numero 9 l'ex di turno Maria Vittoria Gioia, 29 Pedrotti, 16 Piffer, 8 Savoldi, 88 Torriani e 30 Girotto. Il tecnico è il signor Anthony Laera, direzione arbitrale della gara che sarà affidata ai signori Lo Russo e Strippoli, che danno il fischio d'avvio proprio in questo momento. Primo pallone affidato alle mani delle giocatrici di Teramo. Teramo che si schiera in casacca completamente rossa, risvolti bianchi, attacca dalla sinistra verso destra rispetto al vostro punto di osservazione. Risponde invece la Leonessa Brescia in casacca completamente blu. Va al primo attacco Teramo, il tiro di Casu viene respinto dal portiere della Leonessa Brescia, c'è però il tiro di rigore fischiato dalla coppia arbitrale, inutile quindi vano questo intervento del portiere Piffer. Dai 7 metri va Daniela Palarie, il suo tiro e il gol. Primo vantaggio dell'incontro per Teramo, che parte subito bene, 1-0, gol di Daniela Palarie dopo appena 40 secondi di gioco, 1-0 per Teramo. Teramo che, ricordiamo, va a caccia della 5ª vittoria consecutiva. Infatti prima della lunga sosta la formazione del tecnico Settimio Massotti aveva conquistato ben 4 vittorie consecutive, ricordavamo, la lunga sosta imposta dal calendario per impegni della nazionale femminile, che si è qualificata ai playoff per il Mondiale 2017 in Germania battendo il Portogallo. Il sorteggio di questa manifestazione si terrà il prossimo 18 dicembre in quel di Göteborg. Attacca intanto Brescia con il tiro dell'ex di turno Maria Vittoria Gioia, la palla sfiora il palo e finisce sul fondo. Maria Vittoria Gioia, ripetiamo, ex di turno, aveva giocato qui a Teramo nella stagione 2014-2015, la sua prima stagione in Italia proprio con il Teramo. Subito dopo quell'esperienza si è trasferita a Brescia in Lombardia, dove l'anno scorso ha vinto tramite ripescaggio il campionato di Serie A2. Quest'anno prima esperienza nella massima serie per la formazione bresciana, capitanata appunto, guidata da Maria Vittoria Gioia. Attacca Teramo sotto passivo, Oliveri deve sveltire la conclusione della formazione biancorossa. Palarie viene stesa dal numero 30 Girotto, cioè tiro franco per Teramo, sempre sotto passivo. Fabbricatore non va al tiro, appoggia per Palarie, non riesce a concludere. Ancora un tiro franco per Teramo, sempre passivo, bisogna concludere velocemente. Palarie il suo tiro, tocca Piffer e devia fuori dallo specchio della propria porta. Resta quindi l'1-0 in favore di Teramo quando sono trascorsi già 2 minuti e mezzo dall'inizio dell'incontro. Attacca Brescia, Girotto allarga sull'ala destra per il numero
15. Favini che va al tiro al gol, 1-1 il punteggio dopo 3 minuti. Punteggio abbastanza basso. Le difese stanno prevalendo sui rispettivi attacchi. Teramo adesso gestisce, Crese, fabbricatore, Palarie, esce a ricevere Macrone, ancora Palarie, allarga per Crese, lo fa male, c'è però un fischio arbitrale che interrompe il gioco. Tiro franco per Teramo che resta così in attacco. Fabbricatore, Crese, Oliveri, ancora Crese, finta la conclusione, appoggia poi per Palarie che penetra il suo tiro. C'è ancora un fischio arbitrale, ancora un rigore per Teramo su questa penetrazione di Daniela Palarie, un cartellino giallo ai danni di una giocatrice del Brescia. Intanto cambio in porta, entra Cavagnini al posto del numero 16 Piffer. Sarà quindi il portiere Cavagnini all'esordio in questa gara a tentare di respingere la conclusione dai 7 metri di Daniela Palarie. Il tiro di Palarie, il gol, secondo gol di fila sul rigore per Daniela Palarie. 2-1 il punteggio per Teramo. Torna intanto in porta Piffer, attacca da quest'altra parte Brescia con Maria Vittoria Gioia, primo gol per lei, una bella azione personale della giocatrice ex di turno. Cartellino giallo anche per una giocatrice di Teramo ai danni questa volta di Loro Oliveri. 2-2, resta sempre la parità in questo avvio di gara abbastanza equilibrato. Attacca adesso Teramo con Palarie, c'è Passi, torna in possesso Brescia, Gioia, adesso c'è una nuova infrazione questa volta di Savoldi in fase di controllo, cartellino giallo ai danni del numero 18 Galli. Una infrazione commessa in attacco dal capitano bresciano. Torna in possesso Teramo, sempre 2-2. Stanno per andare via i primi 5 minuti di gioco, 5 minuti che sono assolutamente volati nell'equilibrio generale. Teramo ha provato un primo allungo e ha trovato i primi vantaggi dell'incontro. Brescia però è stato subito brava a rispondere. Attacca adesso Teramo con Palarie che subisce nuovamente fallo, molto arcigna la difesa bresciana, molto schiacciata. Esce adesso il numero 8 su Palarie che però va ugualmente alla conclusione e al gol, terzo gol consecutivo questa volta in azione di gioco per Daniela Palarie. Le due precedenti erano arrivate entrambe dai 7 metri, 3-2 per Teramo. 5 minuti e mezzo in questo primo tempo. Attacca adesso Brescia. Gioia. Ghilardi prova a fare tutto da sola, subisce fallo. Ci è sembrato da Pavlik, così è. Tiro franco per la Leonessa Brescia, bisogna rettificare il punto di battuta. Leonessa Brescia che adesso attacca con il numero 30 Girotto. Gioia prova ancora una volta la penetrazione, questa volta c'è il fallo di Loro Oliveri che riesce in qualche modo a tenerla. Tiro franco battuto dalla Leonessa Brescia. Gioia per il numero 24 Ghilardi che va alla conclusione centrale, c'è però il fischio arbitrale. Ancora un fallo, difese 6-0 per entrambe le formazioni, difese molto schiacciate, molto arcigne. Fallo sul numero 15 di Brescia, Favini, adesso va al tiro da lontano il numero 30 Girotto, prima marcatura per lei. Torna ancora una volta la parità in questo incontro, 3 vantaggi di Teramo, 3 risposte di Brescia, 3-3 dopo 7 minuti. Domina l'equilibrio fino a questo momento. Teramo attacca Fabbricatore nel ruolo di centrale, allarga per Crese, da questo
davanti a Palarie che non controlla, anzi no, subisce fallo. Si lamenta un po' in panchina il tecnico della Leonessa Brescia, c'è però tiro franco assegnato dagli arbitri in favore di Teramo. Palarie da lontano, il tiro parato a terra dal numero 16 Piffer, riparte la Leonessa Brescia che ha l'opportunità di portarsi per la prima volta in vantaggio in questo incontro. Girotto perde palla ad opera di Casu, ma c'è fallo. La battuta poi veloce del Brescia, conclusione alta del numero 24 Ghilardi. Buon per Teramo che quindi torna in possesso di palla, sempre 3-3 dopo 8 minuti di gioco. Punteggio molto basso, 6 gol segnati in 8 minuti. È un dato forse che stride un po' con quello che è il rendimento offensivo di Teramo. Teramo che in questo momento usufruisce di un tiro di rigore, penetrazione stroncata da un fallo da Brescia. Seguiamo questo tiro di rigore di Daniela Palarie che ha l'opportunità di segnare il quarto gol del suo incontro. Così è, 4-3 per Teramo, 4 gol di Palarie. Dicevamo, è un dato che stride un po' con il rendimento offensivo di Teramo. Teramo che in questa prima parte di stagione, in queste prime 8 gare finora andate in archivio, ha segnato ben 228 reti in totale, una media di 28 gol e mezzo. Molto meno prolifica invece è la squadra del Brescia con 189 reti segnate in totale, una media di 23 reti. Brescia che adesso soffrisce di un tiro franco. Girotto dentro per il numero 8 che va alla conclusione vincente, c'è però fallo. L'arbitro aveva fischiato prima della conclusione, non è valido quindi questo gol, c'è però il tiro di rigore in favore di Brescia. Sul punto di battuta va il numero 18 della Leonessa, Galli, che riporta nuovamente la sua squadra in parità 4-4. 10 minuti sono già andati via in questo primo tempo, 4-4 il punteggio, 4 vantaggi di Teramo, 4 pareggi di Brescia. Una particolarità, le 4 reti di Teramo sono state segnate tutte da Daniela Palarie che adesso va a subire fallo, rischia lo sfondamento, l'arbitro non è di questo avviso, fischia una punizione, un tiro franco in favore della Globo Palace Biopta Teramo che resta così in attacco. Crese, fabbricatore, Palarie dentro per Casu che penetra, la sua conclusione viene toccata da Piffer, colpisce poi il palo. Brescia torna in possesso di palla, Gioia, il numero 30 Girotto, ancora Gioia, perde palla, recupera Macrone, appoggia per Palarie, subisce fallo, si perde nel nulla quindi questo tentativo di contropiede di Teramo. Rientra intanto in campo Crese, ci sembra che sia uscita Pavlik. Torna in attacco Teramo, Crese, Oliveri, ancora Crese. Potrebbe fare tutto da sola, serve poi Fabbricatore, c'è però un fischio arbitrale. Fabbricatore che non era riuscito ad agganciare. Buon per Teramo che soffrisce di un tiro franco, ancora Crese, Fabbricatore penetra, il tiro però è alto. Buona opportunità di Teramo, spreca tutto però Fabbricatore, riparte il contropiede veloce di Brescia che va al tiro al gol con il numero 8 Savoldi. La palla colpisce due volte il palo e finisce in fondo al sacco. Primo vantaggio per la Leonessa Brescia, 4-5. Primo vantaggio che arriva dopo 12 minuti di gioco. Prova a rispondere adesso Teramo. Crese, rimpallata la sua conclusione. Riparte il contropiede 3 contro 1 del Brescia che va al tiro e al gol. Ancora una volta con il numero 8 Savoldi, più 2 Brescia, 2 reti di fila di Savoldi. Teramo un po' ingenua in queste ultime due occasioni. In questo ultimo minuto di gioco si è passati dal 4-3 in favore di Teramo al 4-6 in favore di Brescia, parziale aperto di 0-3.
Palarie per Casu che non controlla, non c'è fallo. L'arbitro probabilmente questa volta avrebbe potuto fischiare. Non è così, si perde nel nulla. Per fortuna di Teramo questo contropiede non aggancia il capitano Galli. Resta quindi il 4-6, ma il tecnico Settimio Massotti non è contento di come sta giocando la sua formazione. Chiama time out, vuole parlarci un po' su con le sue ragazze. Questo avvio di gara non sta soddisfacendo il tecnico biancorosso. 4-6 il punteggio dopo 12 minuti e 34 secondi di gioco. Ricapitolare il tabellino di Teramo: è un gioco da ragazzi, 4 reti per Palarie, il 100% delle marcature biancorosse ha realizzato la giocatrice rumena. Da quest'altra parte invece per la Leonessa Brescia 2 gol per il numero 8 Savoldi, 1 per Favini, Galli, Gioia e Girotto. Dicevamo, Vittoria Gioia ex di turno 2014-2015 a Teramo nella sua prima esperienza nella pallamano italiana, una buona stagione, non fu confermata dalla dirigenza del Teramo. Si è trasferita poi a Brescia, dove ha conquistato l'anno scorso una promozione dalla Serie A2 alla Serie A1, una promozione ottenuta peraltro tramite ripescaggio, visto che il Brescia si era qualificato primo nel suo girone ma non era riuscito a vincere i playoff nazionali. Commette infrazione di passi Daniela Palarie, torna in possesso la Leonessa che riparte in contropiede con il numero 24 Ghilardi. Ancora Gioia, il tiro e il gol. Gol di Maria Vittoria Gioia, seconda marcatura per lei. Più 3 Leonessa Brescia, parziale aperto di 0-4. Si fa adesso pesante la situazione di punteggio per Teramo. Torna intanto sul parquet Pavlik. Al suo posto è uscita Casu. Settimio Massotti che sta facendo ruotare le proprie giocatrici. Ci sono Palarie e Oliveri nel ruolo di terzino, Crese centrale, Pavlik e Fabbricatore sulle ali. Pavlik a destra, Fabbricatore a sinistra. Tiro franco per Teramo che continua a spingere nel tentativo di rintuzzare un po' il punteggio. La conclusione di Palarie viene rimpallata in un flipper probabilmente dalla stessa compagna di squadra, si trattava forse di Macrone. Buon per Brescia che torna in possesso della palla. C'è forse un fallo ai danni del numero 24 Ghilardi che protesta, l'arbitro però non è di questo avviso. Riparte Crese, va alla conclusione completamente sballata. Siamo già da quest'altra parte, il contropiede di Brescia, il numero 15 va da sola alla conclusione e gol, secondo gol del suo incontro per il numero 15 Favini, 4-8. Parziale aperto di 0-5 in favore delle ospiti. Teramo che in questi ultimi minuti sta faticando soprattutto in attacco. Negli ultimi 7 minuti la formazione biancorossa non è mai riuscita ad andare in gol. Adesso c'è un fischio arbitrale, un fallo fischiato ai danni dell'attacco di Teramo ed è una buona notizia per Brescia, una cattiva notizia per Teramo che così perde nuovamente il possesso della palla e l'opportunità di accorciare il punteggio che vede appunto le ospiti in casacca blu avanti di 4 reti, 4-8 dopo praticamente metà del primo tempo. Scocca proprio in questo istante il 15° della prima frazione. Gioia fa tutto da sola, il tiro e il gol. Difesa di burro di Teramo in questa fase dell'incontro. Terza marcatura per Vittoria Gioia, 4-9 per la Leonessa Brescia. Ci si aspettava probabilmente tutto un altro avvio da parte di Teramo. Teramo che ricordiamo va a caccia della quinta vittoria consecutiva, forse la lunga sosta di 3 settimane si sta facendo sentire. Oliveri penetra ma la sua conclusione viene parata da Piffer.
Ghilardi, Gioia, Girotto, ancora Gioia, Ghilardi, fanno girare le giocatrici bresciane la palla, forti anche del più 5 attuale. Va alla conclusione Girotto da lontano, 4-10. Sbuffano le giocatrici di Teramo sul parquet. Rimasta intanto a terra Luciana Fabbricatore, colpita forse all'occhio sinistro. Gioco fermo, 13-49, ancora da giocare in questo primo tempo. Un primo tempo che ha visto Teramo andare 4 volte in vantaggio per poi subire l'allungo di Brescia, che dal 4-3 si è portato al 4-10 attuale. 0-7, parziale aperto. Un punteggio sicuramente pesante fino a questo momento per la Globo Palace Bioptia Teramo, che forse si aspettava una partenza, un avvio di gara tutto diverso. Crese, Oliveri, ancora Crese, Palarie, arriva la palla a lei in questo momento, subisce fallo. Fallo di Girotto, tiro franco per Teramo, Crese non riesce a penetrare, ancora Girotto che fa fallo, Teramo resta comunque in attacco, Pavlik subisce fallo anche lei. Palarie, ancora un fallo, c'è tiro franco sotto passivo per Teramo, che deve adesso affrettare la conclusione. Palarie, il tiro e il gol, si sblocca la formazione biancorossa, lo fa ancora una volta con Palarie, quinta marcatura per lei, 5-10. Teramo quindi torna a segnare dopo un'astinenza di più di 10 minuti, se non andiamo errati sono 13 i minuti in cui Teramo non è riuscita ad andare in gol. Girotto, il tiro, la risposta di Ramazzotti, deve salire in cattedra adesso lei per permettere la rimonta alla squadra biancorossa. Oliveri, Pavlik, Oliveri, Crese, Palarie non controlla, la palla resta lì, riparte il contropiede di Brescia che però commette infrazione in fase di controllo della palla. La numero 8, la giocatrice Savoldi, ha sbagliato il controllo permettendo a Teramo di tornare in attacco. Oliveri, Crese, la palla non arriva a Palarie, arriva in questo momento la sua conclusione, forse toccata, finisce in fondo al sacco, 6-10. Teramo prova a rientrare, più 4 per Brescia. Teramo che comunque era stata sotto anche di 6 reti. Attacca adesso il Brescia, Ghilardi, Gioia, ancora Ghilardi, la palla sfugge alla stessa Ghilardi che commette infrazione, quindi Palarie recupera palla Teramo, Crese allarga per Casu che va a sfondare. Buona questa copertura difensiva di Favini, permette al Brescia di tornare in attacco. Ghilardi, Gioia, Girotto, ancora Gioia, Ghilardi, Gioia, Girotto, fanno girare il pallone le giocatrici lombarde, dentro per il numero 8 Savoldi che dalla posizione di pivot non perdona, terza marcatura per lei, 6-11, ancora un più 5 per la Leonessa Brescia. Teramo che sta facendo fatica soprattutto in difesa, anche in attacco comunque qualcosa non funziona, se è vero che finora l'unica giocatrice che è stata capace di andare a segno è stata Daniela Palarie con 6 marcature. Daniela Palarie che adesso guadagna un tiro di rigore, penetrazione e fallo commesso dalla numero
15 probabilmente Favini, così è. Fallo di Favini sulla penetrazione di Daniela Palarie. Daniela Palarie che adesso andrà alla conclusione dai 7 metri. Il tiro di Palarie, palla sotto il 7, sotto la traversa. Settimo gol per Daniela Palarie. 7-11 il punteggio. Dopo 21 minuti Teramo è riuscita ad andare in gol 7 volte, sempre con la sua giocatrice più rappresentativa, il capitano Daniela Palarie. Teramo che sta facendo un po' fatica nello sviluppo del gioco di squadra. Teramo comunque che adesso torna in attacco, ancora Palarie, ancora un gol, ottava marcatura per lei, si sta caricando la squadra sulle spalle. 8-11, Teramo sta provando a rientrare in questa seconda fase di questo primo tempo, dopo essere stata sotto di 6 reti, adesso è sotto di 3. 8-11, mancano 8 minuti e 53 ancora da giocare in questa prima frazione. Torna però il più 4, il tiro e il gol da lontano del numero 24 Ghilardi, prima marcatura per lei, 8-12. Crese, Palarie, fa tutto da sola, conclude sui piedi del portiere Piffer. C'è però tiro franco in favore di Teramo, che già ha ricominciato a giocare. Crese per Palarie, il suo tiro respinto da Piffer, cioè fallo, tiro di rigore, 2 minuti ai danni del numero 8, si tratta di Savoldi. Prima esclusione per 2 minuti in questo incontro, la subisce il numero 8 Savoldi, autrice fino a questo momento di 3 reti. 8-12 il punteggio, mancano 8 minuti e 8 secondi alla fine di questa prima frazione. Teramo ha palla in mano, soffrisce di un tiro dai 7 metri con Daniela Palarie. Il tiro e il gol, ancora un gol per Daniela Palarie, 9-12, 9 gol di Palarie, ha segnato tutti i gol della formazione biancorossa. Se continua così sarà facilissimo riassumere il tabellino di Teramo. Arriva intanto il primo time out dell'incontro, chiamato dalla Leonessa Brescia, dal tecnico Anthony Laera. 7:44 ancora da giocare, 9-12 il punteggio in favore della Leonessa. Andiamo a riassumere il tabellino. Globo Palace Biotta Teramo, 9 gol li ha segnati tutti Daniela Palarie. Per quanto riguarda invece la Leonessa Brescia, un gol Ghilardi, 2 Favini, 1 Galli, 3 Gioia, 3 Savoldi e 2 Girotto. Partita che fino a questo momento è stata comandata in lungo e largo dalla Leonessa Brescia. Teramo aveva cominciato bene, trovando per 4 volte il vantaggio. Il Brescia aveva sempre risposto presente, rimettendo subito le cose in equilibrio, il punteggio in equilibrio. Poi c'è stato l'allungo del Brescia, che ha toccato anche il più 6 al 17esimo sul 4-10. Teramo che solo in questi ultimi minuti sta provando a reagire, a fare qualcosa. Sempre Daniela Palarie sugli scudi dinanzi al portiere avversario. Teramo che adesso è sotto di 3 reti, palla in mano in favore di Brescia, si torna adesso a giocare. Gioia, Girotto, Gioia, Ghilardi. Teramo che sta facendo fin troppa fatica in difesa, anche in attacco, dove probabilmente il gioco di squadra non sta portando i frutti sperati. Va il tiro dall'ala, il numero 24 Ghilardi, seconda marcatura per lei, più 4 per Brescia, 9-13. Prova ancora un allungo la Leonessa. Teramo, ripetiamo, che sta
un po' deludendo le attese. Forse la lunga sosta di 3 settimane ha arrugginito gli ingranaggi della formazione del tecnico Settimio Massotti, che sta faticando più del dovuto per entrare in partita. Arriva intanto il primo gol realizzato da una giocatrice diversa da Daniela Palarie, si tratta di Oksana Pavlik, l'ex Yomi Salernoval, gol dall'ala destra, 10-13, più 3 Brescia, 6-30 dalla fine. Gioia, Ghilardi va al tiro sul primo palo, controlla Ramazzotti, veloce in contropiede Teramo, Crese, Palarie, controlla, va alla conclusione, finisce fuori, c'è tiro di rigore però, fallo del numero 30 Girotto, protesta il tecnico Anthony Laera, l'arbitro sta dicendo al tecnico ospite che c'è stato un contatto sul braccio al momento del tiro, il braccio naturalmente è quello di Daniela Palarie che adesso va al tiro dai 7 metri, Palarie il tiro e il gol, 11-13, decimo gol per Daniela Palarie. Teramo che continua pian piano a rosicchiare qualche gol dopo un avvio di gara a shock. 11-13 adesso il punteggio, più 2 Brescia quando mancano 5 minuti e 10 secondi alla fine di questa prima frazione. Gioia per il numero 15 Favini che dall'ala destra va al gol, allunga nuovamente su più 3 Brescia, 11-14. Mancano meno di 5 minuti, 4 minuti e 54 per la precisione alla fine di questo primo tempo. Oliveri, Crese, c'è 2 minuti netti ai danni della giocatrice del Brescia. Vediamo quale giocatrice è stata sanzionata, si tratta del numero 30, Girotto. Placcaggio all'altezza del collo ai danni della giocatrice di Teramo, 2 minuti netti, indiscutibili. Tiro franco per Teramo che adesso giocherà i prossimi 2 minuti in superiorità numerica. Bisogna sfruttare questa opportunità anche perché la difesa di Brescia fino a questo momento ha concesso poco. Palarie va al tiro, palo, la palla rimpalla forse sull'arbitro che in una certa maniera aiuta tra virgolette il Brescia che torna così in possesso di palla. Gioia esce a ricevere Galli che adesso allarga da quest'altra parte per il numero 24 Ghilardi, fanno circolare il pallone le giocatrici in casacca blu. Gioia prova la penetrazione, subisce fallo dal tandem fabbricatore Crese, resta in attacco il Brescia. Gioia il suo tiro centrale, c'è però tiro di rigore, fallo ai danni di Maria Vittoria Gioia. Sul punto di battuta va il numero 8 Savoldi, il tiro e il gol, la palla all'angolino basso di destra, 4° gol per Savoldi, più 4 Leonessa Brescia, ancora un più 4 per il Brescia che ricordiamo ha toccato il massimo vantaggio in questo primo tempo sul più 6, 4-10 al minuto numero 17, adesso più 4 per il Brescia, torna però Teramo sul più 3 con il primo gol, questa conclusione da lontano di Elena Crese, prima marcatura per lei in questa partita. Pian piano stanno segnando anche le altre bocche da fuoco di Teramo. Teramo che ha segnato 10 gol con Palarie, 1 con Crese e 1 con Pavlik. Adesso c'è angolo per la Leonessa. Entra intanto il numero 30 Girotto, torna alla parità sul parquet, la parità numerica naturalmente. Ghilardi, Girotto, Galli, ancora Ghilardi, Gioia va in penetrazione, respinge Crese, c'è poi la conclusione in seconda battuta
di Ghilardi, alta. La palla si perde sopra la traversa. Crese da quest'altra parte, va in penetrazione, commette infrazione. Due minuti ancora da giocare in questo primo tempo. Pallonetto del numero 8, Savoldi, controlla Ramazzotti, riparte il contropiede di Teramo con Pavlik, il tiro e il gol. Teramo punisce questa finezza gratuita del numero 8, Savoldi, che solo davanti a Ramazzotti è andata alla conclusione in pallonetto. Ramazzotti ha parato, ha fatto ripartire il contropiede di Pavlik, che è andata in gol. Da un possibile più 4 Brescia si è passati a un più 2 in favore sempre delle Lombarde. 13-15, 1-30 ancora da giocare. Teramo comunque che pian piano sta mostrando qualche segno di vitalità. Adesso c'è un fischio arbitrale, un cartellino giallo ai danni di Fabbricatore probabilmente. Un minuto alla fine di questo primo tempo, un primo tempo comandato dal Brescia, che probabilmente andrà al riposo con un vantaggio inferiore rispetto alla qualità di gioco espressa fino a questo momento. Brescia, che aveva toccato anche il più 6, adesso è sul più 2. Attacca la formazione ospite, Ghilardi, Girotto, perde palla, c'è un fallo ai danni di Galli, resta in attacco il Brescia che va alla conclusione, parata da Ramazzotti, la conclusione era stata del numero 30, Girotto, riparte in contropiede Oliveri, allarga per Fabbricatore, il tiro e il gol, gol di Luciana Fabbricatore. Sembra incredibile, il Brescia ha dominato il primo tempo, sta per andare al riposo sul minimo vantaggio. Teramo che si sta riprendendo proprio in questi minuti finali di prima frazione, 10 secondi ancora da giocare. Gioia il suo tiro, la parata di Ramazzotti che può far ripartire il contropiede di Teramo. Pavlik riesce a controllare, va il tiro, parata però da Piffer che va adesso a concludere, stoppa il pallone Crese. Questo è l'ultimo tentativo della prima frazione, finisce il primo tempo sul 14-15 in favore di Brescia. Brescia che ha dominato ma che si presenta all'intervallo sul minimo vantaggio. Partita che quindi è ancora tutta aperta e tutta da vedere. Per questa prima frazione è tutto. Ricordiamo il primo tempo: Globo Palace Bioapta Teramo 14, Leonessa Brescia 15. A risentirci per i prossimi 30 minuti di gioco. Squadre nuovamente in campo per questo secondo tempo. Ricordiamo, la prima frazione si era chiusa sul vantaggio della Leonessa Brescia 15-14 sulla Globo Palace Bioapta Teramo. Ricordiamo brevemente il tabellino mentre sta avendo inizio in questo momento il secondo tempo. Sulla sponda teramana 10 reti per Palarie, 1 Crese, 1 Fabbricatore, 2 Pavlik. Da quest'altra parte invece per Brescia 2 Ghilardi, 3 Favini, 1 Galli, 3 Gioia, 4 Savoldi e 2 Girotto. Ricordiamo, prima frazione che è stata dominata dalla Leonessa Brescia, che ha fatto il bello e il cattivo tempo nella prima parte di frazione. È riuscita a toccare anche il più 6 sul 4-10 dopo 17 minuti di gioco. Poi c'è stata la risposta di Teramo, che pian piano ha rosicchiato gol su gol fino a presentarsi all'intervallo con lo svantaggio minimo. E questa forse è una buona notizia in un primo tempo che ha visto Teramo fare molta fatica sia in attacco che in difesa. È già andato via il primo minuto di questa ripresa, non ci sono state marcature. Possesso palla affidato adesso a Teramo, Pavlik va al tiro dall'ala, para Piffer, prova a recuperare il pallone Fabbricatore ma non riesce nel suo intento, recupera palla quindi la difesa del Brescia. Ripetiamo, Brescia che fino a questo momento ha offerto il suo rendimento migliore in trasferta. A Teramo sta dimostrando il perché e lo dimostra anche in questo momento con questo tiro da lontano, il numero 30 Girotto, più 2 Brescia. Ricordiamo, Brescia che ha vinto 4 volte in campionato in totale, 2 volte lo ha fatto lontano dalle proprie mura amiche. Brescia che ha vinto a Nuoro
e anche a Messana nell'ultima trasferta disputata prima della sosta. Risponde adesso sempre da lontano Lor Oliveri, prima marcatura per lei in questa ripresa, prima marcatura in totale anche nell'incontro, 15-16 in favore di Brescia. Teramo che deve provare a rientrare nel punteggio anche per chiudere nel miglior modo possibile l'anno solare 2016. Ricordiamo, questo è l'ultimo incontro casalingo della formazione di Settimio Massotti per quanto riguarda l'anno solare, che a breve si chiuderà. Teramo che dovrà affrontare dopo la fine di questa partita un'altra gara in trasferta sul difficile campo di Salerno il 17 dicembre. Sarà molto difficile anche la ripresa delle ostilità. Il 7 gennaio ci sarà la prima gara casalinga di Teramo del nuovo anno solare contro il fortissimo Conversano. Va intanto al gol ancora una volta Daniela Palarie, undicesima marcatura per lei, 16-16. Trova nuovamente la parità Teramo dopo tempo immemore. Teramo che era stato avanti sul 4-3 in avvio di gara, poi c'era stato l'assolo di Brescia. Teramo che quindi dopo più di 25 minuti torna in parità 16-16, sempre sugli scudi Daniela Palarie, 11 gol per lei. Attacca adesso il Brescia, Girotto, Ghilardi, c'è infrazione, c'è anche un fischio arbitrale, l'arbitro interrompe il gioco, redarguisce in maniera bonaria il tecnico Settimio Massotti, che aveva richiesto questa infrazione banale commessa dalla giocatrice di Brescia, che ha prima passato il pallone, poi lo ha raccolto successivamente nel momento in cui ha visto che la compagna non era stata pronta nell'intercettare la sfera. Adesso attacca Teramo, Crese, c'era larga sull'ala destra Oliveri che non è stata servita, fallo ai danni di Crese. Teramo che così resta in attacco, ancora Oliveri, Palarie allarga per Fabbricatore, Palarie, il suo servizio sull'ala è impreciso, parte il contropiede di Brescia che va alla conclusione vincente con il numero 15. Favini, c'è anche l'esclusione per 2 minuti ai danni di Fabbricatore, fuori quindi per 2 minuti Fabbricatore. Teramo che sarà costretta a giocare in inferiorità numerica, i prossimi 2 minuti sono già andati via, o meglio stanno già per andare via, i primi 5 minuti di gara, 4 minuti e 28 secondi già giocati in questo secondo tempo, 16-17 il punteggio per Brescia. Brescia che non molla, è tornata nuovamente avanti nel punteggio. Pavlik fa tutto da sola, il suo tiro e il gol, ancora una parità 17-17 con il gol, il terzo del suo incontro per Oksana Pavlik. Gioia, Girotto, Gioia, Ghilardi, ancora Gioia, fanno circolare la palla le giocatrici di Brescia. Gioia, il tiro centrale è del numero 24 Ghilardi, controlla Ramazzotti senza problemi. Teramo che pur non brillando in difesa, pur evidenziando qualche limite in attacco, è sempre lì, e questa forse è una brutta notizia per Brescia per quanto riguarda lo sviluppo futuro del match. Allarga male Oliveri, reclama un tocco da parte della difesa di Brescia, non arriva sulla sfera a caso, ricomincia il possesso palla la formazione in casacca blu. L'arbitro non ha ravvisato un tocco della difesa bresciana, Brescia che così è tornato in avanti. Gioia, il suo tiro, anzi no, c'è sfondamento ai danni di Pavlik, aveva provato la conclusione
in penetrazione Gioia. La palla non si è staccata dalle sue mani, è andata direttamente sul corpo di Oksana Pavlik. Fallo di sfondamento fischiato dagli arbitri. Teramo che quindi torna in possesso di palla sul 17 pari. Ancora Pavlik, il tiro e il gol. Ancora un gol di Oksana Pavlik che pian piano sta salendo in cattedra. Torna sul più uno Teramo. Un evento che non si verificava dai minuti iniziali dell'incontro, dall'ottavo su 4-3. 18-17 più uno Teramo. Teramo che dopo essere stata anche sotto di 6 reti adesso sta tornando in sé, diciamo così, visto che nella prima frazione il Teramo era sceso in campo probabilmente con la sua brutta copia. Tiro franco per la Leonessa Brescia. Gioia, Ghilardi controlla male Girotto, riparte il contropiede di Fabbricatore, il tiro, la parata a una mano a pelle d'osso del portiere Piffer. Teramo che comunque guadagna una rimessa laterale, visto che la palla è successivamente sfilata in fallo laterale. Pavlik, Oliveri, sempre più uno Teramo. 18-17 Palarie. Teramo che comunque ha sprecato l'occasione di portarsi sul più 2, il primo doppio vantaggio dell'incontro per le biancorosse. Pavlik, c'è tiro di rigore, 2 minuti ai danni del numero 9, l'ex di turno Maria Vittoria Gioia. Tiro di rigore per Teramo dai 7 metri, va Daniela Palarie, non diciamo nulla per Scaramanzia. Palarie dai 7 metri, il suo tiro e il gol. Arriva in questo momento, dopo 8 minuti della ripresa, il primo doppio vantaggio di Teramo. Primo doppio vantaggio dell'incontro per la formazione del tecnico Settimio Massotti. Settimio Massotti che probabilmente avrà strigliato per bene le sue giocatrici dopo il brutto primo tempo offerto. Adesso Teramo sta giocando decisamente meglio, tanto da essere passata dal meno 1 di fine primo tempo al più 2 attuale. Arriva un altro time out chiamato dalla panchina della Leonessa Brescia dal tecnico Anthony Laera. 19-17 in favore di Teramo. Teramo che si trova sul più 2, massimo vantaggio dell'incontro in favore della formazione biancorossa, che è tornata in campo con una forza di volontà decisamente superiore rispetto a quanto mostrato nel primo tempo. Andiamo velocemente a riassumere il tabellino delle marcatrici: 12 gol per Daniela Palarie, 1 per Crese, 1 anche per Fabbricatore, 1 per Olivere, 4 per Pavlik. Palarie e Pavlik sono le grandi mattatrici di questa ripresa, visto che hanno segnato 2 gol a testa in questa ripresa. Da quest'altra parte invece per la Leonessa Brescia 2 Ghilardi, 4 Favini, 1 Galli, 3 Maria Vittoria Gioia, 4 per Savoldi e 3 per Girotto. Girotto e Favini sono le uniche marcatrici di Brescia in questa ripresa. Brescia che ha segnato solo 2 volte in 9 minuti in questa ripresa. Nei 9 minuti iniziali del primo tempo era già andata in gol per ben 4 volte. Questo la dice lunga su quanto la difesa di Teramo stia giocando meglio. Difesa di Teramo che però adesso viene bucata da questa conclusione da lontano di Girotto. 19-18 dopo 8 minuti e mezzo di gioco in questa ripresa. Crese, Oliveri, ancora Crese, Palarie. Crese, Oliveri, Palarie, veloce per Casu, quasi un assist pallavolistico. Casu controlla e va al gol dall'ala sinistra. 20-18, ancora un più 2 Teramo. Ancora un più 2 Teramo, stanno andando via i primi 10 minuti in questa ripresa. Girotto controlla male il numero 18 Galli, la palla rimpalla sui piedi di Girotto, l'arbitro non fischia nulla. Buon per Teramo che la sfera finisca, sia finita in fallo laterale. L'arbitro in questo ultimo francende di gioco probabilmente ha fatto
un grave errore dal punto di vista regolamentare, ha commesso un grave errore nel regolamento. Rientra Maria Vittoria Gioia, Daniela Palaria se ne avvede e fa tutto da sola, non passa il pallone alla compagna, va la penetrazione nel tiro vincente, 13° gol per Daniela Palaria, più 3 Teramo, Teramo che adesso sta allungando, 21-18, massimo vantaggio dell'incontro per le biancorosse, massimo vantaggio che arriva dopo 11 minuti dall'inizio del secondo tempo. Gioia, Ghilardi dentro male per il numero 18 che non riesce a controllare, si trattava di Galli. Da quest'altra parte c'è subito il tiro di Crese che si stampa sull'incrocio dei pali, sfortunata in quest'ultima azione Teramo. Girotto, il tiro dall'ala del numero 18, Galli si infrange sui piedi di Ramazzotti che pur senza brillare ha portato il suo contributo fino a questo momento. Perde palla banalmente Pavlik, subisce fallo la numero 9 Maria Vittoria Gioia. 21-18 in favore di Teramo. Teramo che sta alzando il ritmo in difesa. 12 minuti, ha subito solo 3 reti la formazione biancorossa. Palarie recupera palla, Fabbricatore potrebbe allargare per Oliveri, va al tiro in solitaria, tiro centrale, para il numero 1 Cavagnini. Da quest'altra parte Gioia per il numero 8 che in posizione di pivot va al gol, si tratta di Savoldi, quinta marcatura per lei, molto egoista Fabbricatore in quest'ultima azione, avrebbe potuto allargare da prima per Oliveri, successivamente per Pavlik che si stava inserendo, ha fatto tutto da sola, ha tirato debolmente sulle braccia del portiere Cavagnini che poi ha fatto ripartire il contropiede di Brescia che è andato al gol. 21-19 il punteggio in favore di Teramo. Crese, Fabbricatore, Palarie, il suo tiro viene contrato in angolo. C'è time out di Settimio Massotti, secondo time out dell'incontro per il tecnico biancorosso che ha visto la sua squadra partire fortissima in questa ripresa. Teramo che sta tirando un po' il fiato in questi ultimi istanti, il tecnico biancorosso forse non è soddisfatto di come la sua squadra abbia gestito gli ultimi attacchi, sta invitando le proprie giocatrici a un giro palla più attento. 21-19 il punteggio quando sono trascorsi 13 minuti di gioco. Ricordiamo ultimo impegno del 2016 per la Globo Palace Bioapta Teramo, almeno per quanto riguarda le gare casalinghe. L'ultima gara in assoluto dell'anno solare che si sta per concludere ci sarà tra 7 giorni, precisamente il 17 di dicembre, in quel di Salerno. Brescia invece giocherà contro l'Estense nell'ultimo impegno di questo anno. Fabbricatore sbaglia tutto, lotta Casu, perde però palla Teramo, viene fischiata infrazione, riparte la Leonessa che va alla conclusione da lontano con il numero 24 Ghilardi, la palla sfiora la traversa e finisce sul fondo, entra intanto Macrone, va in panchina Fabbricatore che è contusa al volto. C'è il gol intanto di Crese da lontano, dicevamo Fabbricatore è rimasta contusa al volto nel primo tempo, questo infortunio probabilmente la sta condizionando un po' troppo. Il tecnico Settimio Massotti quindi l'ha cambiata facendo entrare in campo la giovane Macrone, più 3 Teramo, 22-19.
grazie al gol di Crese. Da quest'altra parte c'è il tiro e il gol del numero 30 Girotto, traversa e palla in fondo al sacco, rete spettacolare, anche un pochino fortunosa. 22-20 più 2 Teramo. Siamo arrivando a grandi passi alla metà della seconda frazione. Fallo ai danni di Palarie, tiro franco per Teramo. Sul punto di battuta Macrone, che appoggia per Crese, da questi a Oliveri. Oliveri ancora Crese, il suo tiro da lontano, palla ancora sotto l'incrocio. Una mira da Cecchino, la giocatrice in casacca numero 14 di Teramo. Da quest'altra parte c'è subito la risposta di Favini. Quinta marcatura per lei, molto ingenua nella circostanza la difesa di Teramo, che non copriva la posizione di ala. In difesa Palarie, 23-21 Teramo. Palarie va alla penetrazione, subisce fallo. Aveva trovato il gol, ma in precedenza era arrivato il fischio del duo arbitrale, che ricordiamo è composto dai signori Lo Russo e Strippoli. Ancora Palarie, Teramo ancora in attacco, sbaglia il passaggio, recupera comunque in qualche modo Oliveri. Ancora Palarie, il suo tiro, la palla sulla traversa, lotta al rimbalzo Macrone, esce però vincitrice la difesa di Brescia, che riparte in contropiede, dentro per il numero 8 Savoldi, che però si infrange contro il muro eretto dal portiere Romina Ramazzotti, davvero strepitosa in quest'ultima circostanza. Difende il più 2 di Teramo, 23-21. Dicevamo, il portiere Ramazzotti non ha fatto grandissime parate fino a quella precedente, ma comunque il suo contributo lo sta portando stesso. Adesso sta pian piano salendo di tono. C'è fallo ai danni di Daniela Palarie. Sta salendo di tono Ramazzotti, ma sta salendo di tono un po' tutto il Teramo. Passivo fischiato dalla coppia arbitrale. Crese deve affrettare la conclusione, riesce a tirare e a far gol. Quarta marcatura, rientra in campo Fabbricatore, più 3 Teramo, 24-21. C'è fallo ai danni del numero 30 Girotto. Tiro franco per Brescia, che resta in attacco. Gioia subisce fallo da Fabbricatore. 24-21, più 3, massimo vantaggio di Teramo in questo incontro. Mancano 13 minuti e 30. Brescia comunque che dimostra di essere ancora perfettamente in partita. C'è questa conclusione ribattuta, rimpallata da Crese. C'è poi la nuova conclusione di Girotto, che trova questa volta la via della rete. Sesta marcatura per lei, la quarta in questa ripresa. 24-22. Oliveri va alla conclusione, c'è fallo. È inutile quindi la parata del portiere Piffer. Viene fermato il tempo per probabilmente asciugare il parquet. Così non è, si torna direttamente a giocare. 12 minuti e 50 ancora in questa ripresa. Infrazione di Casu. Cambio attacco-difesa, va in panchina Macrone, torna sul parquet Fabbricatore. Dicevamo, Fabbricatore aveva subito un colpo sul viso nel primo tempo, questo probabilmente l'ha condizionata. Fino a questo momento un solo gol per lei, potrebbe fare certamente di più. Abituato il pubblico del Pala San Nicolò a prestazioni ben più convincenti. Il tiro da lontano di Brescia viene parato ancora una volta da Ramazzotti. Oliveri, Palarie, dentro per Fabbricatore, che va al tiro. C'è la parata di Piffer, ma anche il fischio arbitrale, che sanziona un tiro di rigore in favore di Teramo. Va dai 7 metri Daniela Palarie. Fino a questo momento non ha sbagliato mai.
dai 7 metri. Il suo tiro, c'è il fischio arbitrale che sanziona l'infrazione. Siamo stati un po' forse uccelli del malaugurio quando abbiamo sottolineato che Daniela Pallarie non aveva mai fallito dai 7 metri, è arrivato proprio in questo ultimo tiro l'errore dai 7 metri di Daniela Pallarie. Resta quindi il 24-22 in favore di Teramo. C'è il tiro da lontano di Girotto che incrocia troppo, la palla finisce sul fondo. 11 minuti e 15 secondi ancora da giocare. Pallarie si lamenta con il suo tecnico per il fischio arbitrale precedente sul tiro di rigore. Ha sottolineato di non aver pestato e invaso la linea dei 7 metri. Entra Fabbricatore, esce Casu che si va a posizionare sull'out Fabbricatore. Adesso si sposta da pivot, va alla conclusione, rimpallata con il piede dal portiere Piffer. Torna adesso sull'ala sinistra Fabbricatore. Pallarie, Teramo resta in attacco. Il suo tiro, ancora una volta la parata di Piffer, questa volta con l'aiuto della traversa. Due interventi strepitosi del portiere Piffer. Da quest'altra parte gioia per Girotto, dentro per il numero 8 che non controlla, si trattava di Savoldi. Torna in possesso palla Teramo, 24-22. 10 minuti ancora da giocare. Partita comunque che resta sempre molto equilibrata. L'importante è che Teramo, dopo un avvio pessimo, soprattutto nel primo tempo, adesso si stia riprendendo e sia avanti nel punteggio. Adesso bisogna stringere i denti. Pavlik va a invadere l'area, c'è infrazione. Parte il contropiede di Brescia, il tiro e il gol del numero 15 Favini. Tra le proteste del tecnico Settimio Massotti, gol di Favini, sesta marcatura per lei, marcature equamente divise tra primo e secondo tempo, 3 nel primo, 3 in questa ripresa, 24-23, minimo vantaggio in favore di Teramo, Teramo che comunque è sempre avanti e questo è quello che conta. Adesso però bisogna tornare al gol, visto che il Brescia comunque si dimostra squadra viva e pienamente in partita. Trova il gol Oksana Pavlik, quinta marcatura, tiro da lontano che si insacca all'angolino, recupera palla adesso Crese, c'è il lancio completamente sbagliato nel tentativo di servire il contropiede di Pavlik, recupera palla Brescia, azione letteralmente buttata al vento, contropiede regalato da Elena Crese. 25-23, 8-47. In favore di Teramo, quando mancano 8 minuti e 30 alla fine, attacca Brescia dall'ala, il palo, traversa palo, le colpisce un po' tutti, li colpisce un po' tutti Legni, la numero 38 Fiorillo, la palla comunque non è entrata, buon per Teramo, 3 Legni in una stessa azione, davvero incredibile, da quest'altra parte ancora un Legno, questa volta colpito da Crese. Passaggio con il brivido di Girotto a Gioia, la palla poi arriva in qualche modo a Favini che va alla conclusione, subisce fallo. ...7:50, 25:23 in favore di Teramo, ma Brescia che comunque sta giocando davvero molto bene, sta dimostrando di essere squadra di categoria. Gioia prova la penetrazione, subisce fallo dalla connazionale Fabbricatore, tiro franco per la Leonessa, viene interrotto il tempo, non sappiamo che cosa sia successo, forse un piccolo problema fisico per il numero 18 Galli che resta comunque sul parquet. Si torna a giocare, passivo segnalato dagli arbitri, deve affrettare la conclusione il Brescia, sparacchia fuori Girotto, nessun pericolo per il portiere Ramazzotti che fa ripartire la manovra biancorossa. Pallarie, Fabbricatore, ancora Pallarie, Crese, Oliveri, Pavlik, Crese, Pallarie, Oliveri,
controlla in due tempi, appoggia poi per Crese che fa tutto da sola, c'è infrazione ai suoi danni, tiro franco per Teramo che resta così in attacco quando mancano 6:48 alla fine. Palarie, ancora un fallo, ancora un possesso palla per Teramo che attacca sotto passivo, il tiro di Fabbricatore, la parata ancora una volta del portiere Piffer che sta salendo in cattedra. Gioia, Galli allarga per il numero 38 Fiorillo che invade l'area, gol quindi nullo, buon per Teramo, sempre 25-23. Pavlik, Oliveri subisce fallo, due minuti ai danni di Girotto per un placcaggio all'altezza del collo, due minuti per Girotto e la seconda esclusione per due minuti per lei. Da adesso in poi dovrà fare attenzione perché alla terza esclusione scatterà l'espulsione. Intanto c'è un cambio, esce Gioia, entra il numero 24 Ghilardi che si va a posizionare al centro della difesa. 5:50, ancora da giocare, 25-23 in favore di Teramo. Crese, Oliveri, il suo tiro, la palla sfila sul fondo, riparte il contropiede immediato di Brescia, si lotta sulla palla vagante, si aiuta forse con un po' fallo il numero 5 di Brescia, anzi si ritrova del numero 15 di Brescia. Brescia che quindi resta in attacco. Ghilardi, Galli, ancora Ghilardi, riceve adesso proprio il numero 15 Favini, Savoldi, Galli, c'è il tocco di piede di Daniela Palarie, tocco probabilmente involontario, l'arbitro però non vuole sentire ragioni e affibbia due minuti ai danni della giocatrice rumena di Teramo. Questa è una perdita davvero molto importante, squadre che tornano quindi in parità numerica sul parquet, c'è una lieve discrepanza in favore di Brescia che quindi giocherà una trentina di secondi in superiorità numerica nel momento in cui la giocatrice tornerà in campo. C'è intanto il gol del numero 15 Favini, Girotto e Palarie sono fuori entrambe per due minuti, dicevamo una lieve discrepanza in favore di Brescia che tornerà a giocare in superiorità numerica per 30 secondi nel momento in cui appunto Girotto rientrerà sul campo. C'è intanto un tiro di rigore, fallo ai danni di Fabbricatore, sul punto di battuta va Lore Oliveri, non c'è Daniela Palarie, fuori per due minuti, dai 7 metri va lei. 25-24, il tiro e la parata di Piffer con la mano sinistra, anche un po' fortunata, molto brava ma anche un po' fortunata la giocatrice in casacca numero 16 della Leonessa Brescia. 25-24 quando mancano 3:57 alla fine dell'incontro, attacca la Leonessa, torna in campo Girotto, superiorità numerica per i prossimi 30 secondi in favore delle Lombarde, subisce fallo Galli, c'è passivo segnalato dagli arbitri. Girotto, la conclusione viene stoppata da Fabbricatore, intercetta poi Pavlik, ancora Fabbricatore, Teramo che quindi resta sul più uno, sta per rientrare anche Daniela Palarie a 3:17, quindi tra 8 secondi rientrerà anche Daniela Palarie. Teramo non affretta la conclusione, aspetta che rientri la propria giocatrice più pericolosa. 13 reti per lei fino a questo momento, 13 gol per Daniela Palarie, miglior marcatrice dell'incontro. Crese, Palarie fa tutto da sola, va al tiro al gol, grande azione personale di Daniela Palarie che si assume le sue responsabilità
e va al gol. Da quest'altra parte c'è subito la risposta di Brescia. C'è però un fallo della difesa di Teramo, tiro franco in favore delle ospiti, più 2 Teramo, 26-24, 2-42 ancora da giocare. Va alla penetrazione Ghilardi, subisce forse fallo Pavlik, l'arbitro non fischia ma ci pensa Ramazzotti a blindare questo più 2 con una bella parata. 26-24, 2-20 ancora da giocare, finale al Cardiopalma di questa partita. C'è il time out, il terzo chiamato dalla panchina di Teramo. 26-24 a 2 minuti e 18 dalla fine di questo incontro. Incontro molto tirato, molto equilibrato. Teramo che dopo un primo tempo molto negativo sta pian piano risalendo la china. Adesso deve difendere queste due reti di vantaggio che permetterebbero alle biancorosse di conquistare la quinta vittoria consecutiva dopo quelle raccolte prima della sosta contro Casalgrande, Flavioni Civitavecchia, Nuoro e Brixen. Vittoria di Bressanone che era arrivata lo scorso 19 di novembre, prima della sosta, vittoria anche in quel caso di misura. 25-27 il finale, si torna a giocare. Fabbricatore, Oliveri manovrano la palla per Teramo, Pavlik, marcatura su Daniela Palarie che prova adesso ad inserirsi, subisce però fallo Lor Oliveri, scorre intanto il tempo e questa è una buona notizia per Teramo. 26-24, 1-57 la fine. Palarie non riesce a servire nessuna compagna, subisce fallo. Tiro franco per Teramo, Oliveri, Fabbricatore per Oliveri, allarga per Casu, anzi no, subisce fallo. Tiro franco per Teramo, Palarie vorrebbe tirare, la sua maglia però viene strattonata. C'è il passivo segnalato dagli arbitri, bisogna concludere velocemente. Palarie subisce ancora un fallo. 1-17, trascorre il tempo e questa è una buona notizia per Teramo, lo ripetiamo ancora una volta. Teramo che però adesso deve concludere velocemente. Fabbricatore per Palarie, Oliveri allarga per Crese, deve concludere il tiro al palo. Sfortunata Teramo in quest'ultima azione. 57 secondi, torna in possesso palla la Leonessa Brescia. 26-24, più 2 Teramo. Teramo che però deve stringere i denti. Il tiro di Maria Vittoria Gioia e il gol, non può nulla il portiere Ramazzotti, preso in controtempo. 41 secondi, bisogna velocizzare la ripresa per non incorrere nel passivo segnalato dagli arbitri. Oliveri subisce fallo, tiro franco in favore di Teramo. 26-25, 24 secondi ancora da giocare. Palarie subisce ancora una volta il fallo, trascorre il tempo. Fabbricatore, Palarie dentro per Casu, il suo tiro, il gol, è il gol che decreta la vittoria di Teramo, lo diciamo con alcuni istanti di anticipo sulla sirena finale, ma Teramo centra la sua quinta vittoria consecutiva dopo le quattro conquistate prima della sosta. La formazione biancorossa fa fuori anche la Leonessa Brescia. Leonessa Brescia che adesso soffrirà dell'ultimo tiro franco dell'incontro. Un tiro franco che servirà solo per decretare il risultato finale dell'incontro, ma che non cambierà la sostanza delle cose. Teramo ha vinto, ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva. Una vittoria sofferta e sudata contro un'ottima Leonessa Brescia. Una squadra che sicuramente dirà la sua fino alla fine in questo campionato. Finisce 27-25 in favore di Teramo, che conquista la sua quinta vittoria consecutiva e resta in piena zona playoff. Per questa telecronaca è tutto. Francesco Graduato per il commento e Pierpaolo Cantagalli per le riprese vi ringraziano per l'attenzione e vi rimandano ai prossimi appuntamenti della Pallamano Femminile Teramana.